Ben ritrovati sul canale 216 del Digitale Terrestre con la tua TV, io sono Roberta Mancini e questo è il meglio della settimana del tuo TG Puglia. Renato Martino, nuovo delegato provinciale del CONI, un'esperienza che viene dopo anni comunque di attività nel comitato regionale e anche provinciale del CONI. Sì, infatti hai detto tu, per me il CONI non è una novità, ho maturato direi una buona esperienza, conosco le tematiche importanti, che cosa significa gestire lo sport in una provincia importante come quella di Foggia. In un momento oltretutto abbastanza difficile portato dal Covid, dalla pandemia, dal blocco delle attività sportive. È vero, cioè il Covid ha colpito fortemente anche lo sport in Italia e ci sono tante piccole società che davvero hanno chiuso i battenti. Io mi auguro che con un aiuto e con una collaborazione si riesce un po' a ripristinare un po' l'intero sistema sportivo, perché vedete, lo sport non è solamente società professionistica importante e grande, lo sport è soprattutto dilettantismo ed ci sono tantissime società negli enti di promozione sportiva, nelle benemerite, che hanno e fanno, producono sport, e anzi sono quelle proprio che aprono quelle società anche in un sottoscala di un piccolo quartiere e riescono a tenere lontani dalla strada ragazzi facendogli fare sport e una sana vita. Non è possibile avere una chiusura di queste società. Lo sport è anche risultati, eventi, e Foggia ne ha avuti 2 anni fa, è stata celebrata in tutto il mondo e continua a essere riconosciuto come un modello per l'organizzazione dei campionati europei cadetti e junior di scherma, il cui comitato organizzatore era presieduto proprio da Renato Martino. Altri eventi del genere si possono portare a Foggia? Io spero di sì e sono certo di sì, perché quando questa pandemia lascerà, si ritornerà a una normale vita, Foggia con la scherma è sempre stata ai vertici a livello italiano. Non a caso abbiamo Martina Criscio che sarà presente nella delegazione della Federazione Italiana Scherma a Tokyo alle Olimpiadi. E comunque a Foggia c'è una serie di atleti, ci sono tanti dirigenti. Ci sono stati tanti arbitri, ci sono tuttora arbitri che si fanno valere a livello nazionale ed internazionale. Pertanto Foggia è una piazza dove la scherma è di casa e sono certo che tornerà in grande evidenza. La Giunta regionale pugliese ribadisce il proprio no al progetto del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi sul territorio regionale. Lo ha fatto motivandolo con una relazione tecnica approvata nel corso della seduta di ieri. L'avviso per la consultazione pubblica sulla localizzazione del deposito nazionale prevedeva che le regioni, enti locali, soggetti portatori di interessi qualificati potessero formulare osservazioni e proposte tecniche. Intanto, lo scorso 18 gennaio la Giunta aveva istituito un tavolo di coordinamento regionale con i comuni di Altamura, Gravina, La Terza, per definire una strategia comune. Abbiamo ribadito in questi mesi, hanno dichiarato il presidente della Regione Puglia Emiliano e l'assessore all'ambiente Anna Grazia Maraschio, che ci opporremo con tutte le nostre forze alla scelta di individuare l'Altamurgia come possibile sito per lo smaltimento di rifiuti nucleari. Ribadiamo il nostro no e siamo pronti a mettere in campo qualunque azione politica e legale a tutela della salute dei cittadini e della bellezza e biodiversità di un parco nazionale che rappresenta uno dei luoghi più singolari del Mediterraneo. Inoltre, ha detto Maraschio, sono stati raccolti in un unico documento i contributi specialistici inerenti alle varie questioni individuate. Queste osservazioni tecniche rappresentano le motivazioni scientifiche sulla scorta delle quali è emerso che la verifica dei criteri di esclusione e dei criteri di approfondimento utilizzati da Sogin per dichiarare idonei i 5 siti individuati nella nostra regione non ha tenuto conto degli studi di ricerca più recenti. Pertanto le valutazioni della Sogin risultano inadeguate, non verificate e spesso non riferibili all'attuale conoscenza scientifica delle caratteristiche idrogeomorfologiche e sismiche dei siti individuati. Erika Gottardi, il settore del wedding, del matrimonio e anche un po' della moda, diciamo pure, in cui lei è specializzata, giornalista specializzata, sta soffrendo parecchio in quest'ultimo anno, quantomeno. Ma secondo lei si intravede qualche luce?
Sì, stiamo soffrendo moltissimo dall'inizio del 2020, come molte categorie. La nostra è stata particolarmente penalizzata perché poi teniamo conto che non abbiamo avuto dall'inizio della pandemia delle direttive, quindi delle linee guida per poterci muovere. Chiudi, apri, apri, chiudi, e insomma c'è stato oltre un calo del fatturato, parliamo in termini di 80%, perché chiaramente la maggior parte dei matrimoni sono stati o spostati dalla metà del 2021 o addirittura nella maggior parte annullati. Quindi il problema è che è un settore, un comparto che produce tantissimo, molto fatturato, ma del quale il governo non se n'è minimamente occupato, e sinceramente nel precedente, ora attendiamo, abbiamo qualche, speriamo, nel governo attuale. I ristori qui non se ne sono praticamente visti, non abbiamo avuto quasi nulla, ma parliamo di un settore che include non solo l'atelier degli abiti da sposa, da sposo, le wedding planner, catering, che hanno magazzini di svariate centinaia di metri quadri con giacenze, catering, location, ville, insomma c'è tutto, Certo. autonoleggi, flower designer, c'è un mondo immenso dietro al settore del wedding, del quale purtroppo fino ad oggi non si è tenuto conto e che Erika, questo ma ha creato un grosso problema. comunque si è pronti a ripartire e dopo questa lunga pausa, come si dovrà ripartire? Allora, noi siamo prontissimi a ripartire, tutto il mondo del wedding è pronto e sta ai nastri di partenza per tornare a essere operativo. Tra l'altro, molte aziende, non parlo per noi perché noi abbiamo un magazine che si occupa di wedding e di moda, è un'agenzia di ufficio stampa, quindi diciamo che gli operatori del settore wedding sostanzialmente sono i nostri clienti. E i nostri clienti sono prontissimi a ripartire, molti dei quali tra l'altro hanno aggiornato, quindi hanno fatto in modo di poter avere tutto secondo normativa anti-Covid. Si potrà recuperare? Si potrà recuperare e indubbiamente sì, grazie alla forza, grazie agli imprenditori italiani che sono il vero motore dell'economia italiana. Ci vorranno più di 12 mesi e ci vorrà tempo. E ci tengo a fare un saluto e a ringraziare, però io opero non soltanto per me, ma anche per la Ex Media Consulting di Gianfranco Martino, e ci tengo insomma a salutare questo grande professionista che si sta adoperando come molti imprenditori proprio per dare voce agli imprenditori, alle realtà artigianali italiane. L'Automobile Club si occupa anche dell'aspetto sportivo delle quattro ruote, della promozione di eventi. C'è qualche cosa in vista di importante? Sì, noi con l'amico Lucio Perugini, che peraltro non so quanti ne sono a conoscenza, è stato l'anno scorso per la quinta volta campione italiano della velocità in salita, corre con una Lamborghini, noi come Automobile Club lo sponsorizziamo, abbiamo raggiunto un'intesa per la quale faremo un filmato sulla macchia Monte Sant'Angelo il 17 aprile, se non piove, perché la condizione è sine qua non per poter realizzare questa cosa. Realizzeremo un filmato di rivisitazione di quello che è uno dei percorsi più belli. Tutti ricorderanno la salita, la cronoscalata macchia Monte Sant'Angelo, che se e come ci saranno le condizioni, noi abbiamo intenzione come Automobile Club di riprendere. In uno poi farà anche la presentazione della stagione sportiva 2021, la faremo sempre in loco su Monte Sant'Angelo, ma insomma è come cercare di tenere accesa un po' una fiammella, perché in questo momento in cui ci si può muovere veramente molto poco, tenere l'attenzione su queste cose, e poi è un orgoglio della nostra provincia, e noi siamo attenti, io cerco di essere sempre attento a tutto ciò che possa esaltare sia da un punto di vista sportivo, ma anche di valorizzazione del territorio, perché sul Gargano, Monte Sant'Angelo è bella, insomma, sono tutte cose che possono comportare un ritorno per il nostro territorio, e io sono piacevolmente coinvolto in questa esperienza. L'Automobile Club a livello nazionale ha preso in gestione diversi importanti impianti per quanto riguarda l'automobilismo, anche quello di Binetto, per esempio, in Puglia. Si sente la mancanza magari anche nel territorio del nord della Puglia? Certo che si sente la mancanza. Binetto sta per entrare in funzione perché si sta facendo, dopo tanti anni è stato abbandonato, un adeguamento, ma voglio ricordare che
una società di ACI, la SIAS, gestisce l'autodromo di Monza, così come Valle Lunga dove facciamo corsi di guida sicura e altro. Insomma, c'è un'attenzione particolare al mondo dello sport. Mi piace anche ricordare che grazie alla capacità, fra virgolette, politica del nostro presidente Angelo Sticchi Damiani, l'anno scorso in Italia sono stati realizzati due gran premi di Formula 1, a parte il tradizionale Monza, anche Imola, che era una tappa storica, poi derubricata per questione territoriale al Gran Premio di San Marino, è stato effettuato come prova del campionato mondiale l'anno scorso, un grosso risultato, questo al di là poi della partecipazione, comunque sono cose che ci inorgogliscono, perché vuol dire che il mondo ACI, nel particolare il presidente Sticchi Damiani, è stato particolarmente attento a questo tipo di attività. Dai, entra che fa freddo fuori, che così ci sentiamo soli. Rompiamo la distanza, così che questa stanza d'un tratto cielo si colori. Siamo con Leonardo Lecce in Arte Leo. Sì. So che sei un polistrumentista. Sono polistrumentista. E sono polistrumentista. Frequenti il liceo musicale, giusto? Il liceo musicale, sì. Io sono, chiedo scusa, sono l'educatore di Leonardo. Sì, è nato perché, insomma, ho chiesto a Leonardo a chi voleva scrivere questa poesia, voleva dedicarla alla mamma per scusarsi per aver rotto una porta. E quindi voleva chiedere scusa a sua mamma con questa poesia, che poi è diventata una canzone. Leo aveva già dato un po' le basi per lavorare a questo brano, aveva buttato giù un po' tutta la parte di pianoforte, e io personalmente ho fatto davvero poco, perché poi ci siamo fatti trasportare un po' da quello che è la storia di Leo e di quello che poi mi lega a Leo. È difficile seguire Leo in questi suoi progetti? No, in questi suoi progetti, di questi suoi progetti noi siamo felicissimi, e siamo felicissimi di avere questa grande squadra. Leo si trova benissimo. La parte più difficile è proprio la comunità. Purtroppo chi dovrebbe lavorare e affiancare i nostri ragazzi molto spesso non ha le competenze giuste, quindi ci vorrebbero persone più formate e soprattutto di cuore, perché con i ragazzi con autismo soprattutto ci vuole il cuore. Manderò le porte se vuoi, vieni da me, che ti aprirò le porte che vuoi. Francesca Rondinone confermata nel Consiglio regionale del CONI. La federazione Pentathlon è una federazione che ha dato risultati storicamente all'Italia, ma che deve essere curata anche per portare sempre nuovi talenti. Assolutamente sì, nel senso che io chiaramente come delegato regionale del Pentathlon ho una mission molto importante, nel senso incentivare e promuovere il Pentathlon nel nostro territorio. E abbiamo fatto una manifestazione importante che è stato un campionato italiano di Pentathlon a Foggia, ospitando le società di tutta Italia, che devo dire ha avuto un discreto successo, ecco, per commenti maggiormente positivi, è giusto che li lascino gli altri, io mi limito a riportare un feedback che mi è arrivato e che ha fatto sì che i fari e i riflettori fossero puntati sulla nostra realtà, la realtà della nostra città. È stata una manifestazione importante e verosimilmente da cui poter partire, e in effetti così è stato, si sono create delle nuove sinergie. Si era iniziato anche un programma di promozione a livello territoriale anche abbastanza fattivo da tutti i punti di vista, coinvolgendo delle scuole di Foggia che mettevano a disposizione una sorta di promozione per i loro ragazzi, per i loro studenti. Purtroppo chiaramente la pandemia ci ha bloccati in questo da un punto di vista operativo, ma continuano a esserci tutti i presupposti affinché questo sport possa implodere anche a livello regionale.
Importante la presenza femminile in una giunta regionale del CONI e anche la rappresentanza foggiana del territorio per una visione complessiva dello sport. Allora, l'importante è la presenza nella giunta del CONI, perché poi per un discorso proprio di parità di genere mi farebbe piacere che si parlasse anche solo di presenza. Chiaramente da donna, in un momento in cui dobbiamo difendere con le unghie e con i denti determinate caratteristiche anche dell'essere donna, sono maggiormente gratificata che sia la mia presenza all'interno della giunta. È stato importante adesso che ci sia stata comunque una conferma da questo punto di vista, perché se non ci fosse stata una rappresentanza della nostra provincia all'interno della giunta regionale sarebbe stato un danno gravissimo per il nostro territorio. Con questo non voglio dire che comunque non si sarebbe pensato al nostro territorio, però va da sé, ritengo che sia normale comprendere che nel momento in cui c'è una rappresentanza attiva sul territorio, d'altro canto noi abbiamo sempre, anche prima nel quadriennio precedente, collaborato proprio attivamente alla realizzazione dei progetti della delegazione provinciale del CONI di Foggia, proprio perché erano poi portati anche all'attenzione della giunta e quindi maggiormente condivisi e convalidati da questo punto di vista. Ed è tutto per questa edizione del Meglio della Settimana del tuo TG Puglia. Grazie per essere stati con noi, io vi auguro una serena Pasqua, buon proseguimento di giornata con i nostri programmi.